Diciamo, questa è Milano come viene immaginata da tanti, per cui è una città piena di inquinamento, col sole triste, il cielo grigio e l'inquinamento dove arriva dalle automobili. E poi arriva l'area C, allora il sole diventa di nuovo splendente, il cielo azzurro lì dove c'è l'area C, e siccome dentro una zona dell'area C ci sono poche automobili, c'è poco inquinamento e tutto bene, tutto buono. Allora, facciamo una premessa. Quando si parla di inquinamento si parla di polveri sottili, perché gli altri inquinanti, come abbiamo visto, non sono significativi, sono sempre, quasi sempre sotto soglia o proprio sempre del tutto. E c'è la tesi, l'inquinamento da polveri sottili è dovuto innanzitutto e soprattutto al traffico. Questa è la tesi. Ma da questa tesi se ne deduce si deduce che nelle zone dove si riduce il traffico deve ridursi l'inquinamento da polveri sottili, perché per la legge della conservazione della massa, se ci sono meno sorgenti, deve esserci un minimo di cambiamento, per quanto poco. Perché uno dice, sì, però le polveri sottili si spostano, l'aria non conosce confini. Sì, vero, però se in una stanza ci sono 10, uno stanzone ci sono 10 riscaldamenti, di cui due non funzionano, io in quella zona dove ci sono i riscaldamenti che non funzionano, un minimo di differenza la dovrò percepire, specie se nella zona area C c'è stata una diminuzione del traffico del 30%, questo è stato detto, per cui mi sembra che su questo tutti concordano. Per cui allora ci deve essere una differenza, ci deve essere un cambiamento fra dentro e fuori, prima e dopo. E allora io cosa ho fatto? Premetto che ho utilizzato solo dati ARPA, quelli ufficiali, quelli pubblici, quelli che ognuno può scaricare. Allora io sono andato a vedere la differenza di concentrazione del PM10 dentro l'area C e fuori l'area C, se questa differenza cambia, perché se l'area C riduce l'inquinamento, prima era tutto uguale, e poi dentro deve essere un pochino più pulita l'aria. E quello che conta è la differenza tra dentro e fuori. Allora, la curva che va su e giù è l'andamento della differenza tra dentro e fuori. Sono 5 mesi prima e 5 mesi dopo. La riga verticale indica l'introduzione dell'area C. La linea blu, scura orizzontale è la media, mentre quelle azzurre indicano la deviazione standard dei valori. Come si può vedere, la differenza era circa 0 prima ed è circa 0 anche dopo. Effetto dell'area C sulle concentrazioni di polveri sottili, 0. Allora, ma per scrupolo abbiamo voluto anche fare la prova, un'altra prova, abbiamo detto, ma per qualche motivo che non capiamo, l'area C migliora l'aria non solo dentro l'area C, ma in tutta Milano. Andiamo a fare il confronto con Pioltello, che è fuori, sicuramente non sarà influenzato dall'introduzione dell'area C. Stessa cosa, le curve, le linee dicono le stesse cose, prima dell'area C la zona dentro l'area C era un po' più inquinata del Pioltello, dopo l'area C è un po' più inquinata del Pioltello. La differenza è dell'ordine di 1-2 microgrammi, per cui trascurabile. Allora, se l'area C che influisce sul traffico non va a influire sull'inquinamento, non sarà il traffico la prima fonte di inquinamento, sarà qualcos'altro. E cos'è che potrebbe essere? Allora, io ho fatto questa prova, ho preso le temperature medie mensili di Milano, che si possono scaricare, ci sono tanti siti, io l'ho presa da ilmeteo.it, comunque non penso che cambia tantissimo. Poi ho fatto la media su 3 anni, dal 2009 al 2011 del PM10, per ogni mese, poi ho fatto la media sui 3 anni, cioè praticamente sono il valore medio per mese, i pallini rossi, del PM10 su 3 anni, per cui in 3 anni, non so, a luglio il valore medio è intorno ai 25. E poi cosa ho fatto? Ho provato a vedere se c'era una correlazione con l'andamento della temperatura media milanese ambientale. E in effetti c'è, la correlazione è del 0,93. Io posso esprimere in maniera quasi perfetta la curva del PM10 con attraverso
attraverso una variabile che è la temperatura meno la temperatura minima in luglio, insomma la temperatura media nei mesi dove non sicuramente che fa più caldo. Allora questo cosa significa? La causa, la fonte principale di inquinamento a polveri sottili sono i riscaldamenti, non certo il traffico. Nel rettangolo giallo c'è il PM10 dovuto a altre fonti, per cui ci sarà dentro il traffico, ci sarà dentro le piante, ci sarà dentro le pizzerie e batte la peste, chissà che cosa, e corrisponde al fondo che c'è sempre. E questo cosa significa? Che quando l'inquinamento raggiunge i suoi picchi, tipo in gennaio-febbraio, per il 60-70% è dovuto ai riscaldamenti. Questo spiega perché agire sul traffico non serve a niente. Scusi, perché le piante le mettono in per tutto il resto le piante. Ma la biologia delle piante non è supportata per il mondo. Sì, allora dovrebbe essere di più in agosto. Facci vedere. Come si vede, segue chiaramente l'andamento. Siccome si parla sempre di correlazioni quando si vogliono stabilire dei rapporti causa-effetto, quale correlazione più evidente tra l'andamento delle temperature e la quantità di inquinamento? Perché è pericoloso? Perché non c'è nessuna base scientifica in questo. Sono i dati pubblici, è una nebulazione molto semplice. I conti della serra. Le temperature non stanno in cielo e in terra. No, c'è anche in estate l'inquinamento. Ma guarda, dove picchi? Scusi, io i dati li so analizzare. Terrorismo informativo. Terrorismo? Lì. Ma non mi interessa la base scientifica che mi dà lei, la base scientifica me la dà la matematica e i numeri ufficiali dell'ARPA. Se lei ha delle tesi diverse da sostenere, lo faccia con i numeri, non dicendomi lei che mestiere fa. Scusi, abbi pazienza. Ma sì, guardi che le so maneggiare i numeri. No, ce l'ho il diritto. Ah sì, e decide lei. Non lo decido io, lei vediamo. Siccome guardi che il principio X ed Xit è tramontato da tanto tempo, se lei ha delle obiezioni le faccia sulla base dei numeri, non sulla base lei chi è e lei cosa fa. In base alla temperatura, se c'è un'inversione atmosferica. Su tre anni c'è sempre un'inversione atmosferica, proporzionale alla temperatura. Non lo so. No, sì, lo so che c'è l'inversione termica, ma non c'è sempre. Certe volte c'è il vento, certe volte c'è l'inversione termica, certe volte c'è la pioggia, infatti sono la media su 3 anni, ok? Non è la media, non è questi dati che stanno qua. Per cui riassumendo, la realtà è che l'area C agisce sul traffico, Milano è un po' inquinata ma non così tanto, ma l'inquinamento dentro la zona dell'area C è esattamente uguale a fuori. Poi vorrei giusto due puntualizzazioni. Londra, pochi dicono che la zona a cui è interessata la congestion charge è stata di recente dimezzata, per cui la tendenza non è esattamente ad allargare. E cosa dicono Londra sull'inquinamento? Dati, documento ufficiale, there were no significant emissions impacts, ok? Per cui anche là hanno visto che l'effetto sull'inquinamento è zero. Questo è documento ufficiale. Poi già che ci siamo, mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa. Gli effetti drammatici dell'inquinamento, si parla di morti da inquinamento, che non si sa bene cosa voglia dire. Diamo i numeri, perché qui ognuno dà dei numeri diversi. Questo è l'elenco di alcuni articoli comparsi sulla stampa dove si parla dei presunti morti da inquinamento. Una volta sono 93, una volta sono 7.000, una volta sono 550, una volta sono 1.000. Cioè, ma nessuno che gli viene in mente di dire quelli che hanno scritto l'articolo hanno detto quello, cioè quelli prima di me che hanno detto alla stampa che erano X, no, non è vero, hanno sbagliato tutto, perché non può essere vero che sono 93 e il mese dopo sono 550-900. Cioè, io i dati, quando ho fatto ricerca, non li dai in questo modo. Cioè. Poi qua, anche qua, ultima cosa, l'effetto dei blocchi totali del traffico sull'inquinamento, effetto zero. Non vi dico invece sul commercio quello che ha fatto. Va bene. Nel ponte.